Buongiorno. A nome delle Tettiche Lesotti di Thiene, è con piacere che do il benvenuto a tutti gli ospiti che hanno accettato il nostro invito, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie che sono in collegamento. Il viaggio che vi proponiamo è un evento straordinario, come straordinario è il periodo che stiamo vivendo. Un tour virtuale attraverso la Roma delle istituzioni e dei simboli più rappresentativi della nostra storia. Un progetto semplice ma innovativo che ha impegnato il professor Fabio De Tommasi, la professoressa Raffaella Calgaro e il professor Cuoghi, che hanno lavorato con grande passione, rendendo possibile ciò che sembrava impossibile. Permettetemi anche un ringraziamento speciale alla dottoressa Laura Donà, dirigente tecnico coordinatore del gruppo ispettivo dell'USR per il Veneto, perché ha sempre dimostrato un grande interesse per le nostre iniziative, come questa, ma anche come il Simposio dei Poeti, un'esperienza di service learning per il nostro istituto. A me non rimane che augurare a tutti un buon viaggio e passo con piacere la parola alla professoressa Raffaella Calgaro. Buongiorno. Nella realtà scolastica la storia sembra una materia confinata ai margini, sfumata in un qualcosa di poco coinvolgente o poco importante. Abituati alla rapidità della tecnologia, abbiamo frammentato e mutato la percezione del tempo, voltando spesso le spalle a quello che è stato, perché ritenuto, in maniera sbrigativa, superato. Ma per promuovere una formazione completa dello studente, è necessario mediare tra saperi veloci e saperi che si fermano a riflettere davanti alla storia degli uomini, per poter comprenderci meglio, per trovare risposte. Non a caso i cambiamenti metodologici e gli apporti innovativi che noi docenti attiviamo nelle classi cercano di avvicinare lo studente al passato attraverso esperienze multimediali. Indubbiamente ci aiuta l'identità culturale del nostro istituto, legata a una tecnologia laboratoriale all'avanguardia e collaborativa. Oggi però il nostro laboratorio del fare e del conoscere sarà il viaggio a Roma, un'immersione virtuale nella storia che offrirà agli studenti nuovi stimoli per la costruzione di un proprio io, proiettato sì nel futuro, ma con lo sguardo rivolto al passato. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Fabio De Tomasi ed è con enorme piacere che vi annuncio l'intervento della Ministra dell'Istruzione, onorevole dottoressa Lucia Azzolina. Carissimi, l'iniziativa della vostra comunità scolastica, quella dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Thiene, realizzata con l'assistenza di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, costituisce un esempio straordinario di creatività applicata all'innovazione didattica e di collaborazione tra le istituzioni, fattore importantissimo, soprattutto nella delicata fase che stiamo vivendo. L'emergenza epidemiologica, come purtroppo sappiamo, ha chiamato anche il mondo dell'istruzione a compiere sacrifici e a fare scelte impegnative, come riorganizzare la didattica sul modello dell'insegnamento a distanza e rinunciare ai viaggi di istruzione. In tutto il paese la dedizione e la maturità delle studentesse e degli studenti, la professionalità e la passione dei docenti, le capacità degli amministratori scolastici hanno permesso di portare avanti questa sfida. Creando una rete web tra gli istituti della vostra città, avete garantito una connessione del tessuto vivo, della parte più attiva e reattiva della vostra comunità. Organizzando progetti didattici multimediali, una vostra buona pratica da molti anni anche in collaborazione con INDIRE, sfruttando la tecnologia per onorare la festa del 25 aprile e realizzando veri viaggi di istruzione virtuali, avete saputo conservare in maniera davvero ammirabile l'anima della scuola italiana. Uno spirito di cui avremo grande bisogno a settembre, quando l'intera comunità nazionale dell'istruzione inizierà un cammino di ricostruzione, in cui bambini e ragazzi avranno ben presente come e quanto le istituzioni siano state loro vicine nel momento della difficoltà. Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato fin da subito, con l'aiuto delle direzioni regionali e territoriali, per
per garantire il massimo sostegno a questo straordinario e gravoso impegno. Abbiamo stanziato 165 milioni per la didattica a distanza. Abbiamo lavorato per assegnare alle scuole 1000 assistenti tecnici, per supportare gli animatori digitali e anche per potenziare l'istruzione per gli adulti. Abbiamo destinato 400 milioni per la banda ultralarga e la copertura per la connettività delle scuole. E abbiamo stretto un accordo con la RAI per rafforzare l'impegno della TV di Stato sul fronte scuola, con la campagna La scuola non si ferma. Siamo quindi grati a tutte le amministrazioni per la solidarietà concreta che hanno dimostrato al mondo dell'istruzione e permettetemi un ringraziamento particolare alla sindaca Virginia Raggi per la sua sensibilità mai venuta meno su questo tema, dimostrata con i fatti, come il sostegno a questo vostro progetto. Vi ringrazio ancora per questo esempio di capacità tecnica e di passione per la scuola con cui ci permettete di avviarci alla conclusione dell'anno scolastico. E vi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio la Ministra per la sua preziosa testimonianza e vorrei ricordare a tutti che questo viaggio virtuale non si dimentica di essere inclusivo grazie alla professoressa Maria Teresa Pedrini, perché dovete sapere che questo viaggio nasce anche per realizzare un sogno, quello di vedere Roma da parte di un nostro alunno con disabilità. Ecco Manuel, Roma è qui per te. La parola ora va alla sindaca di Roma, dottoressa Virginia Raggi, perché un'azione straordinaria, in tempi straordinari, ha senso se è condivisa dalla comunità intera. Cari studenti, Roma vi abbraccia e vi dà il benvenuto. Oggi in questa giornata vi diamo un benvenuto virtuale per visitare i Musei Capitolini. È un'iniziativa molto particolare, è un'iniziativa che risponde di fatto in modo creativo a un'esigenza che è nata a seguito di questa pandemia del Covid, che all'improvviso ci ha fatto chiudere tutte le nostre attività e ci ha imposto un cambio di vita radicale. Dobbiamo ripensare un po' al modo in cui viviamo e la scuola sicuramente si è attrezzata in pochissimo tempo, passando dalle lezioni in presenza alle lezioni virtuali, cercando di coinvolgere in modi anche innovativi un po' tutti voi studenti e gli insegnanti che hanno dovuto inventare un nuovo tipo di scuola. Premesso che sono certa che questo periodo finirà a breve e torneremo presto ad abbracciarci e voi tornerete presto a fare lezioni sui banchi di scuola, è però interessante notare come avete saputo creare, avete saputo innovare con la fantasia e con l'aiuto della tecnologia per ritrovare, per ricominciare a svolgere un'attività, quella dei viaggi studio, dei viaggi soprattutto nelle città d'arte, siete riusciti a trovare un'alternativa. In questo devo dire che Roma è stata molto penalizzata, perché come sapete Roma è al centro un po' dell'arte, della cultura, una capitale mondiale della cultura, e quindi aver azzerato completamente il turismo, aver azzerato i viaggi di studio per noi è una grandissima perdita e soprattutto è molto triste non avere più voi studenti a circolare un po' tra le nostre bellezze storiche, anche perché no, qui in Campidoglio e nei Musei Capitolini. Allora, con questo viaggio virtuale noi oggi in qualche modo ci riavviciniamo. E del resto, fatemi dire una cosa, stiamo vivendo un tempo sicuramente eccezionale e in tempi eccezionali servono misure e azioni eccezionali e straordinarie come quella che voi avete messo in campo. Per cui ringrazio voi, ringrazio i vostri docenti, la dirigente scolastica, i vostri genitori, ringrazio la sovrintendenza che ci ha consentito di aprire le porte per questo viaggio così particolare. Vi auguro un buonissimo viaggio, una buonissima visita e però spero di potervi abbracciare dal vivo presto, non appena questo periodo sarà finito. Grazie. Interviene ora il vice sindaco di Roma, dottor Luca Bergamo. Grazie, grazie professor De Tomasi, grazie preside, buongiorno sindaco. Io vorrei dire una cosa molto, diciamo, molto semplice. L'esperienza che si fa oggi per me ha un valore particolare. La particolarità consiste in questo. Nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu
diciamo, adottata dalle Nazioni Unite probabilmente la più importante carta di principi. Si chiama Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ed è una dichiarazione che contiene in qualche modo tutti i principi fondamentali che chi aveva fatto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, quindi aveva ragionato sulle ragioni che hanno condotto alla Seconda Guerra Mondiale, ha ritenuto importante testimoniare e raccontare le nostre società. All'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo c'è scritto che ciascuno ha il diritto di partecipare alla vita culturale della propria comunità, di godere dell'arte e di beneficiare dei progressi della scienza. Nello stesso anno la nostra Costituzione, bella Costituzione, scriveva due articoli dentro di sé, non la Costituzione che ha scritto ovviamente. L'articolo 3, che dice che la Repubblica ha l'obbligo, il compito di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei cittadini che ne limitano lo sviluppo culturale. E l'articolo 9 sostiene, promuove lo sviluppo della cultura, ricerca scientifica e la tutela del paesaggio. L'iniziativa di oggi, secondo me, nelle condizioni in cui siamo, è l'espressione concreta di come lo Stato, nelle sue varie forme, che è fatto delle persone, non solo delle istituzioni, quindi dei professori, dei presidi, no? Degli amministratori, ha collaborato per dare realizzazione a questi principi. E sono principi fondamentali, perché sono quelli nati dall'esperienza di chi ha vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Noi stiamo passando un momento storico di grandissima difficoltà, in cui i cui esiti saranno molto complicati. Riconquistare questi principi attraverso fatti concreti e riconquistare una forte presenza, funzione delle istituzioni, come sta facendo peraltro il governo nazionale e tutte le istituzioni locali, verso una dimensione che ha visto nel consumo personale l'elemento centrale della società, è importantissimo. Questo progetto di oggi ha tutte queste caratteristiche. Io spero che, oltre a essere, diciamo, piacevole, interessante, stimolante nei suoi contenuti, spinga poi ciascuno di voi anche a riflettere un po' sul senso profondo della presenza dello Stato nella nostra vita. Benvenuti a Roma e benvenuti ai bellissimi Musei Capitolini. Grazie. La dottoressa Nicoletta Cardano per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Bene, buongiorno a tutti, un buongiorno particolare dagli studenti e un saluto da parte della sovrintendente Maria Vittoria Marini Clarelli, che non è potuta essere qui con noi, ma appunto siamo stati tutti al lavoro per organizzare questa visita. E devo dire che questa visita virtuale, questo viaggio virtuale per accogliervi dalla Piazza del Campidoglio fino dentro i Musei Capitolini. E devo dire che questa è per noi una cosa molto importante, non soltanto perché poi di fatto da marzo è la prima volta che ci riporta in un diretto contatto così con tanti studenti, addirittura con un istituto al completo, circa 900 studenti, mi diceva la dirigente Laura Turco. E quindi diciamo siamo a contatto con gli studenti, ma al tempo stesso possiamo anche sperimentare e mettere a punto quello a cui stiamo pensando da tempo, nel del coronavirus. E che cosa? Creare proprio assieme al catalogo che noi abbiamo normalmente per le scuole, noi abbiamo un catalogo di attività didattiche molto ampio, di circa 200 offerte, sia per le scuole di Roma, ma per chi arriva da fuori Roma e che accogliamo appunto nel nostro sistema dei musei, ben 21 musei su tutto il territorio, monumenti archeologici, eccetera. Bene, noi stiamo pensando di affiancare a questa iniziativa nostra normale anche una serie di attività a distanza, ma delle attività a distanza che non siano una sorta di surrogato, certo utile indubbiamente chi non può arrivare nella città come in questo momento può vedere delle immagini, ma vorremmo fare qualche cosa di più, cioè offrire degli strumenti didattici nell'ambito di questa comunicazione a distanza che permettano di andare più a fondo servendosi
usi proprio degli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione. Quindi diciamo non soltanto la possibilità di raggiungere ciò che non si può raggiungere fisicamente, ma la possibilità di approfondire ulteriormente quelli che sono i temi che a noi più interessano, che sono i temi di conoscenza e di approfondimento del patrimonio di Roma Capitale. Io ringrazio tutti, ringrazio il professor De Tomasi, ringrazio ovviamente la preside per questa bellissima iniziativa che appunto in sostanza ci fa vivere, è vero, una situazione straordinaria che noi però ci auguriamo possa diventare anche una situazione ordinaria, cioè nel ritorno alla normalità ci possa essere un'implementazione di queste attività con le quali noi possiamo provvedere nella conoscenza del nostro patrimonio. Grazie a tutti. Il tour virtuale, la curatrice dei Musei Capitolini, dottoressa Isabella Serafini. Eccoci qui. Allora, buongiorno e bentrovati soprattutto ai ragazzi e poi chiaramente a tutti quelli che stanno seguendo in streaming. Allora, io sono Isabella Serafini, sono curatrice storica dell'arte dei Musei Capitolini e mi occupo proprio dei servizi educativi, dunque accolgo tutti i visitatori di ogni genere. Ci troviamo in una piazza importantissima di Roma che è stata a lungo ed è tuttora centro politico e religioso della città. Al centro vedete il monumento di Marco Aurelio, è una copia che poi vedremo nel suo originale. Sulla destra, dove ci stiamo muovendo ora, il Palazzo dei Conservatori e poi l'ingresso che Michelangelo costituì verso il nord della città, dunque davanti in direzione di San Pietro, con la cordonata, ovvero questa scalinata ampia e le statue dei Dioscuri, Castore e Polluce, che doveva dare proprio il benvenuto al cittadino nella piazza. Da questa parte vedete invece l'altare della patria e la chiesa dell'Araceli, che con il suo convento costituiva un pochino la quinta della piazza sulla sinistra, entrando oggi. Questo che state vedendo in questo momento invece è il Palazzo Nuovo, così chiamato perché fu l'ultimo ad essere realizzato quando ormai Michelangelo era morto da circa un secolo, intorno alla metà del Seicento. E questo al centro è il Palazzo Senatorio, con la torre, la scalinata scenografica e i due fiumi del Nilo e del Tevere. Ma questa piazza michelangiolesca in realtà aveva una storia millenaria, come tutto il Colle Capitolino del resto, e infatti sappiamo che già addirittura in età protostorica, addirittura nell'età del ferro, abbiamo ritrovato negli scavi delle tracce di un villaggio. Dunque, insieme al Palatino, anche il Campidoglio ha mostrato queste tracce antichissime di vita. Poi abbiamo avuto anche il momento in cui sotto i Tarquini questo centro divenne un centro religioso importantissimo perché fu costruito il tempio di Giove Ottimo Massimo, dedicato a Giove, a Giunone e a Minerva, infatti che si trova diciamo al di là, per intenderci, del Palazzo dei Conservatori, quindi sulla destra rispetto a questa immagine. E cosa era questo? Era proprio il fulcro della religiosità antica, infatti tutti i condottieri che passavano di ritorno appunto dalle loro avventure di conquista attraverso il foro romano salivano poi fino a dare omaggio proprio a Giove Ottimo Massimo con i loro doni e con i bottini di guerra. Ma oltre a questo, proprio sotto questo palazzo che vediamo oggi dalla parte del foro ancora molto ben visibile anche nelle visite guidate, sorse anche un altro importante edificio che si chiama il Tabularium perché doveva essere una sorta di archivio delle tabule, ovvero delle leggi e dei decreti dei romani che venivano custoditi qui. Per quanto riguarda poi invece il periodo più recente, fra virgolette, ovvero il Medioevo, sappiamo che tutta questa zona, come gran parte di Roma, cadde in abbandono e infatti si parlava del Campidoglio come il Monte Caprino, ovvero il monte dove pascolavano le capre. E questa situazione andò avanti per un bel po', fino a che nel 1143 nacque finalmente il Comune di Roma e quindi ci fu una rinascita.
poi fu nuovamente cambiata la destinazione d'uso. Qui sappiamo che in questa zona avvenivano addirittura le esecuzioni capitali e quindi divenne un mercato questa piazza, quindi ebbe anche questo uso, divenne il Palazzo Senatorio, un deposito del sale, fino a che nel 1471 con il Papa Sisto IV nacque il museo e quindi il Palazzo dei Conservatori ebbe l'onore di ospitare, questo qui a destra che vediamo, di ospitare i bronzi colossali che il Papa Sisto IV, umanista, amante dell'antico, aveva fatto spostare dal Laterano per dedicarli al popolo di Roma, restituirli ai cittadini di Roma. E quindi in questo palazzo, che aveva già una sua fase precedente del 400, furono messe le prime opere. Era nato il museo più antico del mondo. Ma dopo questa fase, diciamo che Michelangelo divenne il grande protagonista di questa piazza e gli diede proprio l'aspetto attuale. Quando nel 1538 il Papa Paolo III Farnese, per il quale Michelangelo costruì anche il suo famoso palazzo nella piazza omonima, decise di spostare anche la statua equestre di Marco Aurelio, sempre custodita nella zona del Laterano, per metterla al centro della piazza e farne il fulcro di questa soluzione urbanistica estremamente raffinata, simmetrica ed armoniosa tipica del Rinascimento. Per questo creò una sorta di scena teatrale con i due palazzi come quinte, questo appunto il Palazzo Nuovo e il Palazzo dei Conservatori di fronte, con i portici alla base e delle statue lungo appunto tutte quante le balconate. Ricordiamoci che Michelangelo è anzitutto scultore e quindi sculture vengono diffuse in tutta la piazza come i due fiumi appunto del Tevere e del Nilo. E quella che vediamo oggi è una copia di Marco Aurelio, ma vedremo poi all'interno anche l'originale. E quindi questa piazza teatrale assunse un aspetto completamente differente, tipico proprio di queste teorie sull'armonia. Il disegno della piazza è un disegno stellare con 12 punte, una stella a 12 punte, probabilmente allusive agli apostoli o secondo altri alle costellazioni, che tuttavia rimase irrealizzato fino ai tempi recenti, negli anni 40, quando appunto fu realizzato. Entriamo dentro ora e vediamo cosa ci aspetta quando entriamo nel Palazzo dei Conservatori. Ci aspetta un grande cortile, estremamente suggestivo, che era quello usato già dall'inizio dai papi per mettere in mostra i pezzi più belli ed anche i più grandi appena arrivati nel museo. Qui vedete una panoramica generale con le province del Tempio di Adriano, qui la statua di Roma della collezione Cesi e qui è interessante notare questi archi ogivali che ci ricordano il palazzo quattrocentesco di forma gotica prima dell'intervento di Michelangelo. Ma la cosa che ci incuriosisce sono tutti questi frammenti di marmi di un corpo umano, piedi, braccia, gambe, dita e così via, e una grande testa. Si tratta dell'acrolito, cioè di una grandissima statua di Costantino, che doveva essere alta, pensate, quasi 12 metri, che si era fatto rappresentare a sedere come Giove, ora vedremo una ricostruzione, nella Basilica di Massenzio. Costantino lo conosciamo soprattutto per due grandi eventi, come ricorderete, la pace della Chiesa, ovvero nel 313 l'editto di Milano, dunque il cristianesimo che poteva professare la sua fede tranquillamente, e la scelta di rinforzare l'impero fondando una nuova capitale a Costantinopoli. Qui vedete la ricostruzione che è stata fatta da uno studioso tedesco, dove si vede che solo alcuni pezzi erano di marmo, altri erano di materiale povero, probabilmente legno, come il torso, ricoperto da lamine di bronzo o d'oro. Quindi la stessa tecnica che si era usata per esempio per l'Atena del Partenone e per molte opere gigantesche nelle quali c'era bisogno anche di risparmiare un po' di marmo. Dunque il potere religioso, come vedete, che si unisce al potere politico. Era capo allo stesso tempo della Chiesa e dell'Impero. Entriamo nella sala più importante, che è quella cosiddetta degli Orazzi e Curiazzi. La sala
ingrandita da Michelangelo, vedete che ha un aspetto estremamente raffinato e davvero solenne, e infatti fu usata per tantissimi eventi. Tuttora, nell'età moderna, ad esempio, qui si sono svolti i patti di Roma, cioè la comunità europea è nata proprio qui, nel 57. E qui vedete tutti gli affreschi che coprono la sala, che sono stati realizzati come dei finti arazzi da un pittore manierista, il cavalier d'Arpino cosiddetto, Giuseppe Cesari. E qui vedete la scena che dà il nome a tutta la sala, gli Orazzi che combattono contro i Curiazzi, tre di un esercito, tre di un altro, come ci racconta Tito Livio, e il combattimento fra Alba Longa e Roma proprio per la potenza sul territorio. Vedete che è una pittura narrativa molto immediata, che ama i colori. Il cavalier d'Arpino si era formato proprio su Raffaello in Vaticano. Credo si sia fermato, ecco, okay, il video. E quindi riprende proprio da Raffaello l'idea di simulare degli arazzi. Ma tutte le storie che raccontano le origini di Roma nascono da questa prima, dove c'è il ritrovamento di Romolo e Remo, con la lupa, i gemelli e il pastore Faustolo che si accorge di questa strana situazione. Poi, girando nel lato che affaccia sulla piazza, vediamo Romolo che sta dando ordine di fondare la città con il solco della città quadrata, Numa Pompilio, un altro dei primi re di Roma, che sta istituendo il culto delle Vestali con il fuoco sacro, poi nel lato corto, sopra al Papa Urbano VIII, vediamo la scena del ratto delle Sabine, dunque Romolo sempre che comanda di rapire le Sabine per ampliare la progenie romana e creare nuovi guerrieri. Dalla parete invece, sulla parete dell'ingresso, vediamo la scena appunto del combattimento fra Orazio e Curiazio e un altro combattimento di Tullo Ostilio per la conquista di Fidene e di Veio, le città etrusche che erano diventate le più importanti del momento. Come vedete, un groviglio di corpi di animali e di uomini. Le due statue di Urbano VIII, di Bernini e della sua scuola in marmo, e dall'altra parete la statua che ora vedremo in bronzo di Innocenzo X Panfili, ad opera di Alessandro Algardi, scultore bolognese, furono messe qui per riconoscenza per i fondi che diedero questi pontefici per la costruzione del Palazzo Nuovo, e sono capolavori dell'arte barocca. Entriamo nella sala più famosa, la Sala della Lupa. La Sala della Lupa, che sappiamo che in realtà la lupa girò molto sul Palazzo dei Conservatori, intanto veniva dal Laterano, poi fu messa davanti al Palazzo dei Conservatori all'esterno. Poi vedete qui le tracce di un'antica loggia che sono state riscoperte nel restauro degli anni 50, quindi si doveva vedere attraverso questa loggia dall'esterno, fino a che fu messa all'interno in questa sala, chiamata anche la Sala dei Fasti, perché contiene anche i fasti consolari. Questa statua è stata a lungo dibattuta recentemente dal restauro del 2000 per la sua datazione, perché qualcuno sostiene che anziché essere etrusca del V secolo possa essere anche medievale nel XII secolo, ma in origine non doveva essere così come la vediamo oggi con i gemelli, ma era una lupa isolata nel Laterano che incuteva come oggi timore, con la bocca aperta, gli occhi spalancati, le orecchie dritte, le zampe ben piantate in terra, dunque assolutamente un custode, e infatti era simbolo della giustizia, e nel Laterano proprio avvenivano le esecuzioni capitali davanti a lei. Con i gemelli che furono aggiunti nel momento in cui venne in Campidoglio nel 1471, forse dal pollaiolo, cambiò completamente il simbolo e divenne la Mater Romanorum, quindi una mamma che accoglie tutti quanti i romani e quelli che vengono nella nostra meravigliosa città. Vedete com'è resa anche la pelle, si vedono addirittura le costole e poi tutti i riccioli decorativi raffinatissimi che la rendono ancora più attraente, davvero un potere suggestivo enorme che ancora oggi ci sorprende. I fasti furono risistemati secondo il disegno di Michelangelo in questa sala, che infatti a lungo fu chiamata la Sala dei Fasti. Le analisi furono fatte dalla Carruba nel 2000,
e ci hanno dato la conferma della sua fattura nel nord del Lazio, perché si è trovata della terra di fusione all'interno. E qui veniamo nella zona più moderna ormai dell'allestimento, ovvero nell'esedra di Marco Aurelio. L'esedra che fu costruita dal progetto appunto di Carlo Aimonino in occasione di un fatto, ovvero dell'attentato del 78, proprio vicino al Campidoglio. In quell'occasione si pensò di togliere il Marco Aurelio dalla piazza e portarlo nell'Istituto Centrale del Restauro per controllare il suo stato di conservazione. Pertanto fu realizzata questa bella sala dove si è deciso anche di mettere questi bronzi che erano quelli sempre della donazione di Sisto IV del 1471, un'altra testa di una statua colossale di Costantino in bronzo, stavolta probabilmente più tarda rispetto all'altra risalente intorno al 313, con la mano che doveva sostenere probabilmente la sfera in bronzo, in segno sempre di potere universale. In questa occasione, nel 2000, quando grazie al Giubileo abbiamo avuto dei fondi per ristrutturare il museo, sono stati riscoperti anche i resti che vedete qui e valorizzati del Tempio di Giove Capitolino, ovvero quel muro con le sostruzioni, quindi solamente la base di questo tempio enorme. E in questa sala è stato posto il monumento equestre di Marco Aurelio, l'unico rimasto, perché i monumenti in bronzo sappiamo che nell'antichità erano 22, 23, ma non ci sono mai arrivati. E perché questo sì? Perché si pensava non che fosse Marco Aurelio, ma che fosse Costantino, dunque appunto il difensore della Chiesa. Il bronzo è dorato, la doratura è stata recuperata con delle tecniche sofisticatissime dell'Istituto per il Restauro. Marco Aurelio come viene rappresentato? Non come grande condottiero quale era, ma come imperatore filosofo che ugualmente era. Infatti è rappresentato con la tunica, non con la divisa di soldato, e sembra dare davvero il benvenuto, almeno così era nella piazza, quando appunto Michelangelo pensò di utilizzarla in quella direzione della cordonata. Marco Aurelio, scusate, infatti si era formato con grandissimi retori greci, era anche lui filosofo e scrittore, tant'è che scrisse in greco a se stesso pensieri estremamente profondi che ancora oggi sono validi. E questa statua è diventata un modello per tutti i monumenti equestri, per quello che rappresentò Verrocchio, per quello che rappresentò Donatello nel Rinascimento. Se andate in tutte le città anche del mondo, incontrate sempre delle statue equestri che non possono non tener presente appunto questo prototipo di Marco Aurelio. Sulla data ci sono più ipotesi, c'è chi pensa sia stata fatta durante il suo trionfo, subito dopo il suo trionfo, sulle genti germaniche, chi invece pensa dopo la sua morte nel 180. Come vedete abbiamo fatto un flash velocissimo per i pochi minuti che avevamo a disposizione, ma ovviamente speriamo di completare tutta questa illustrazione dal vivo con tutti quanti voi che verrete a trovarci a Roma. Grazie, sono a disposizione ovviamente per approfondimenti, per domande, per bibliografie, perché questo tempo rimane, cioè si ferma, ma poi io rimango a disposizione. Grazie. È la volta dell'onorevole dottoressa Anna Laura Orrico, sottosegretario di Stato MIBACT, grazie al quale il nostro istituto, Chiesotti, ha vinto numerosi progetti. Buongiorno, vi ringrazio per questo invito e faccio i miei complimenti per questa iniziativa veramente molto importante che avvicina le giovani generazioni al nostro immenso patrimonio culturale, le avvicina attraverso il linguaggio del digitale, che è un linguaggio immediato, un linguaggio semplice che consente anche di immergersi, come in questo caso attraverso un'esperienza virtuale, nella meraviglia del nostro patrimonio culturale, in questo caso della nostra
capitale Roma. Come Ministero dei Beni Culturali stiamo avviando, lo abbiamo già avviato diversi anni fa, un piano per la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale. È un piano molto importante perché l'obiettivo è quello di garantire attraverso la digitalizzazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie quel diritto all'accessibilità, alla fruizione del patrimonio culturale che come prima veniva evidenziato dal vice sindaco di Roma, è un diritto universale, un diritto che garantisce a tutti gli uomini, a tutte le donne di poter accrescere la propria conoscenza, di prendere consapevolezza della propria identità, perché quando si conosce e riconosce il patrimonio culturale si rafforza quella che è l'identità, la memoria, il DNA che abbiamo scritto in ognuno di noi. È soltanto attraverso la conoscenza del passato possiamo tracciare le linee del futuro, un futuro che sicuramente nel nostro paese deve puntare sempre di più sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, perché abbiamo la fortuna di essere un paese che non solo ha meravigliosi grandi attrattori culturali, e tanti ce ne sono a Roma, ma è un paese dove il patrimonio culturale è largamente diffuso su tutto il territorio, fatto di parchi archeologici, musei, biblioteche, archivi, monumenti, ma anche borghi storici dalla bellezza mozzafiato, e il digitale può aiutarci a conoscere tutto questo patrimonio e soprattutto a farlo conoscere a chi per svariati motivi, e in questo caso insomma l'emergenza da coronavirus ci ha messo di fronte ad un ostacolo fisico di poter fruire direttamente dei beni culturali. Ecco, attraverso il digitale noi riusciamo a dare questa opportunità a tutti. Non solo, perché le nuove tecnologie consentono anche di creare delle nuove professionalità e delle nuove forme di impresa legate proprio alla valorizzazione del patrimonio culturale, e le giovani generazioni che ormai sono tutte native digitali, io sono certa che potranno sviluppare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie delle forme sempre migliori, sempre più ampie per garantire a tutti l'accesso a questo straordinario patrimonio che abbiamo. Quindi io vi ringrazio a nome del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per questa splendida iniziativa, e ringrazio non solo tutto il corpo docente e la Soprintendenza Capitolina che hanno permesso la realizzazione di questo progetto, ma ringrazio soprattutto gli studenti, perché è la loro energia, la loro voglia di fare, di sperimentare, che potrà fare grande il nostro paese. Grazie e buon lavoro. Non poteva mancare in questo giorno così importante il dirigente dell'ambito territoriale di Vicenza, dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, dottor Carlo Alberto Formaggio. Buongiorno a tutti, mi sentite? C'è l'audio? Sì. Sì, sì. Allora, buongiorno e grazie dell'invito. I miei complimenti sono innanzitutto alla Chilesotti di Tiene, una scuola che ha una fortissima innovazione all'interno delle sue attività e che sta affrontando questo momento di grande difficoltà per la scuola, e l'onorevole ne è ben consapevole, perché penso tanto si discuta anche in Parlamento, questo momento in cui tutte le componenti scolastiche sono in una grande difficoltà, in primis però i genitori e i ragazzi, e in una maniera intelligente, nuova, non abbattendosi di fronte alle difficoltà, perché solo così possiamo reagire a questa situazione di emergenza e di grande novità. Io ho detto subito ai miei dirigenti della provincia di Vicenza, prendiamo spunto da quello che diceva Adda Merini, che diceva: qual è la più grande paura? È la paura di avere paura. E dico che la provincia di Vicenza, nelle sue scuole, non ha avuto paura di affrontare questo momento, e la dimostrazione è oggi con questa iniziativa splendida, e soprattutto anche con l'appoggio e la
la collaborazione con il Comune di Roma, con la Sovrintendenza, con il Ministero dei Beni Culturali. Si può fare sinergia, si può fare forza in questo momento di grande difficoltà. Poi io sono anche contentissimo che sia stata scelta la meta di Roma. Ecco, io personalmente da 25 anni sono un turista del Lazio. Lo conosco molto bene perché per la mia passione per il mondo etrusco e il mondo romano. E diciamo che la mia meta è Sutri, che la dottoressa Serafini sicuramente conosce molto bene come ricchezza, come possibilità con il suo anfiteatro. Però ogni anno mi faccio una visita a Roma e la scopro ogni anno sempre più interessante. È il Caput Mundi, è la capitale non soltanto d'Italia, ma la capitale dell'arte, della cultura, della storia. E io sinceramente mi piacerebbe questa idea che ho sempre avuto nel mondo della scuola, che diventasse obbligatorio fare un viaggio di istruzione a Roma, conoscere la nostra capitale, le sue bellezze. Io personalmente non ero mai entrato così nel Palazzo del Campidoglio, in questa situazione anche particolare e nuova, ma ci sono degli angoli, delle bellezze, delle possibilità a Roma che sono indescrivibili. Dobbiamo amarla, la nostra capitale, come anche, come diceva l'onorevole, tutte le altre, il grande patrimonio culturale che c'è in Italia, magari sfatando anche quella situazione che si presenta ogni anno nelle scuole, cioè dobbiamo fare il viaggio all'estero, ecco, no? Allora, diciamo che questo dovrebbe diventare, magari, ecco, suggerisco all'onorevole, un discorso, sì, potete fare un viaggio all'estero, magari un input alle scuole, se avete già visitato Venezia, Roma, Firenze, le grandi capitali dell'arte italiana, perché a volte sì, diciamo, queste energie che possono esserci nelle scuole possono essere veramente molto finalizzate anche a conoscere meglio il nostro paese. La dimostrazione è quella di oggi, si può usare benissimo il digitale. Io mi auguro che praticamente presto torneremo anche ad una visita in presenza che sicuramente renderà anche più gustoso la conoscenza dell'arte, la conoscenza della storia e anche di tutta la cultura del nostro paese. Io vi ringrazio per questo invito, mi auguro che questo momento passi velocemente, che torniamo ad una scuola reale, pur avendo, guardando il bicchiere mezzo pieno, imparato in questo periodo ad utilizzare molto meglio il mezzo digitale, a tirar fuori delle energie a livello di docenza e anche di dirigenza, perché i dirigenti sono stati bravissimi in questo periodo, a livello familiare, magari delle abilità, delle competenze che prima venivano un po' sottointese o anche poco utilizzate. Quindi un grazie a Chilesotti, un grazie a tutti coloro che hanno voluto questa iniziativa. Chilesotti Etienne risponde sempre. Ecco qui il sindaco della città di Etienne, dottor Gianni Casarotto. Buongiorno e grazie per questa bellissima occasione che mi state dando. Devo veramente ringraziarvi per questo invito e ringrazio in particolare la dirigenza dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Etienne, ma tutti i partecipanti e tutti quelli che mi hanno preceduto. Diciamo che ormai avete fatto eravate partiti ancora il 25 aprile, è stata una bellissima occasione anche quella e oggi continuiamo. Ringrazio veramente anche i concetti che sono usciti oggi, quindi non vorrei ripetere cose che sono state già dette, ma due pensieri veloci li voglio fare. Uno proprio sul titolo che avete scelto, cioè azioni straordinarie, ecco, rispondono a tempi straordinari. Ecco, io direi che voi state facendo veramente delle azioni straordinarie in questi tempi straordinari, però attenzione, lo dico soprattutto ai ragazzi. Sant'Agostino diceva: sono tempi cattivi, anche quelli che viveva lui ha vissuto un periodo di passaggio molto forte, molto terribile, no? Che ha visto proprio il sacco di Roma e la caduta dell'impero romano d'Occidente che stava ormai completando il suo ciclo. Ecco, però diceva: sono tempi cattivi, dicono gli uomini, però viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi e
E cioè, voglio dire, ognuno di noi deve cercare di far sì che questo tempo, che sembrerebbe un tempo cattivo, un tempo brutto, possa diventare un tempo invece da valorizzare, come state facendo voi e come state facendo come scuola. E devo ringraziarvi proprio di questo. Quindi, ragazzi, approfittate anche di questi momenti e riflettete su questa esperienza che è sicuramente irripetibile, speriamo anche nel senso che non si ripeta più avanti. E l'altro concetto, volevo prenderlo proprio anche da quello che ha detto la sovrintendente ai Musei Capitolini, la dottoressa Isabella Serafini, cioè sulla figura di Marco Aurelio. Marco Aurelio, che era un imperatore filosofo, ecco, chi l'ha studiato un po' a scuola si ricorda il suo eise auton, no? Ta eise auton, cioè pensieri su se stesso, riflessioni su se stesso, ecco. Era un uomo profondo che aveva capito che per essere un buon imperatore doveva essere prima di tutto un uomo di cultura, un uomo che sapeva studiare, un uomo che cercava di capire il suo tempo e di immedesimarsi sulle problematiche della sua realtà. Ecco, io vi invito, ragazzi, a fare questo, a cercare in tutta la vostra vita di pensare prima di parlare, ecco, di riflettere, di considerare che la cultura e la conoscenza è importante proprio per crescere. Continuate così, grazie per quello che state dando come scuola, grazie a voi insegnanti, grazie a voi studenti e grazie per questo bellissimo messaggio. Come ha detto anche il vostro provveditore, io lo chiamo ancora provveditore agli studi, il dottor Formaggio, ci speriamo però, ecco, che possiamo riuscire a vedere le bellezze di Roma, ecco, dal vivo, perché la tecnologia è bellissima, però è un'altra l'esperienza personale che possiamo fare. E sono d'accordo con lui. Io ho fatto pochissimi viaggi all'estero perché prima voglio godermi le bellezze dell'Italia. L'Italia è un paese meraviglioso, impariamo a gustare e a visitare l'Italia. Grazie e buona continuazione. Grazie. Da Venezia ci è arrivato il video di saluti della dirigente tecnica, coordinatrice del gruppo ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dottoressa Laura Donà. Buongiorno a tutti gli studenti e ai docenti dell'Istituto Chilesotti di Vitiene. Sono Laura Donà, rappresento l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e coordino il servizio ispettivo. Vi volevo raggiungere con questo brevissimo video di saluto e di complimenti perché avrei partecipato volentieri direttamente al vostro viaggio virtuale nella città di Roma Capitale. Prima di tutto perché Roma è una città che amo particolarmente, pure io come voi immagino, perché spesso prima del lockdown è una città che noi dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi dell'Ufficio Scolastico Regionale raggiungiamo spesso per vari incontri di lavoro presso il Ministero dell'Istruzione e quindi abbiamo un filo diretto, come possiamo dire, tra la nostra regione e Roma Capitale, come potete immaginare, essendo l'ufficio governativo del Ministero dell'Istruzione che ha sede presso appunto la Regione del Veneto. E ringrazio il vicepreside, in particolare il professor Fabio De Tomasi e ovviamente la dirigente scolastica dell'Istituto per questa brillante, direi, ed eccellente idea, cioè quella di poter generare un viaggio virtuale nella nostra bellissima capitale, che fra l'altro ha molte assonanze con molte città del Veneto, in particolare con Verona dove io abito, ma anche con tutte le città che hanno la composizione del centro storico legata alla città romana e che permette a voi studenti comunque di avvicinare la capitale da un punto di vista architettonico e dei beni culturali, che è una delle potrei dire quasi competenze di routine, non esiste questo termine competenze di routine, me lo conio in questo momento, che rappresenta una quasi direi una forma di arricchimento dell'offerta formativa di tutte le scuole. Io stessa, quando ero studentessa come voi, avevo organizzato con la mia docente di lettere il viaggio a Roma, quindi per questo motivo mi sento di essere particolarmente vicina a questa idea, a questa
idea eccellente, anche perché ho saputo dei vostri professori che è frutto di un lavoro di squadra dei professori, di più discipline, quindi non solo del docente di italiano, ma anche dei docenti, non vorrei dimenticarne qualcuno, elettronica, informatica, logistica, che sono riusciti a mettere insieme quindi le loro competenze per farvi vivere questa esperienza. Devo dire anche che ci fa molto piacere che il sindaco di Thiene, ma anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, così pure la ministra dell'istruzione e il sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni Culturali abbiano con un cenno di saluto, di presenza diretta o indiretta, come nel mio caso, valorizzato questa idea, che in periodo di emergenza coronavirus va sicuramente fatta conoscere, divulgata e direi anche diffusa, perché è un altro modo evidentemente di avvicinare la città, non è il modo migliore quello della visita diretta, ne siamo pienamente consapevoli, però è uno stimolo per poi ritornare voi stessi ragazzi e ragazze a vederla con occhi diversi, perché comunque avete avuto un orientamento e credo che anche l'orientamento colto come avrete in questa circostanza vi aiuterà. Un grazie anche al professor Chiozzi che ha fatto da tramite per la scuola e l'ufficio scolastico regionale per questa mia breve comunicazione di saluto, e mi scuso di non essere presente, ma proprio domani mattina in coincidenza con il vostro evento noi siamo chiamati come servizio ispettivo ad un incontro nazionale sugli esami di Stato del secondo ciclo, e quindi purtroppo il dono dell'ubiquità anche a distanza non ci è sempre possibile. Detto ciò, sarò lieta di vederne, di acquisire gli esiti di questa bellissima giornata dai vostri professori. Complimenti, complimenti, complimenti. Tutto questo è reso possibile grazie alla nostra vulcanica dirigente, che sa sempre porre uno sguardo oltre per i suoi studenti. La parola alla professoressa Laura Turco. A me non rimane che il congedo, salutare, e quindi per concludere voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, che hanno deciso di condividere con noi le loro riflessioni che ci hanno arricchito e che hanno reso quindi possibile questo viaggio virtuale, dandoci la possibilità di gustare Roma in tutti e due i suoi aspetti, cioè quello delle istituzioni e quello appunto storico-artistico. Io riprendo proprio per chiudere una frase della ministra, l'onorevole Azzolina. La scuola non si ferma, ha detto la nostra ministra. È vero, il Chilesotti non si è fermato, come ha ricordato il provveditore. Il Chilesotti va avanti. Io auguro a tutti una buonissima giornata e ancora grazie per il vostro intervento.